A livello nazionale abbiamo ritenuto opportuno, necessario, unire tutte le forze di tutti coloro che si sono opposti in questi anni a questo modello di governo, cioè prima a Berlusconi e poi a Berlusconi travestito da Monti. Il buon Bersani è segretario di due partiti, il partito delle primarie, che è tutto da rispettare, e il partito dei notabili, che ingolosito dal fatto che, siccome Berlusconi ormai si era fidanzato con la 27enne, lasciava la politica, piuttosto che Monti era stato fatto segretario a vita, aveva promesso e faceva l'arbitro di un giocatore, pensava di vincere da solo, dice: chi ce lo fa a fare a prenderci a sta gente qua, che gente che con la schiena dritta, gente che non riusciamo a piegare a noi, vinciamo da soli, chi se ne frega. E mo' sono rimasti col cerino in mano, perché quello si è candidato, quell'altro non gli è bastato la 27enne, ecco il risultato. È ovvio che sotto elezione tutti quanti vi dicono la moglie ubriaca, la botte piena, perché se avete sentito tutti quanti adesso vogliono togliere l'IMU. Ora, ma chi l'ha votato, Stivo? Io sono l'unico partito che non l'ha votato in Parlamento. Le altre forze politiche, da Rifondazione agli altri, gli unici partiti fuori al Parlamento, che dicevano il PDL, l'ha votato, e chi l'ha votato? Loro l'hanno votato. Allora, rispetto a tutto questo, io vi prego, leggete il programma, ma leggete anche uno sguardo sulla credibilità di chi ve la racconta.